alla famiglia o all'azienda per venire a costruire qualcosa insieme a voi. Quindi più che a me, l'applauso a loro perché non glielo ordinava il dottore. Per un'iniziativa non di partito, non mi interessano le iniziative di partito, tanto che avevo invitato altri due ospiti che purtroppo erano dall'altra parte dell'Italia o del mondo per motivi professionali, ma avrebbero voluto esserci e riorganizzerò qualcosa con loro, lontani dalle mie idee. Io ho invitato Oscar Farinetti e Carlin Petrini, su cui condivido alcune battaglie e non ne condivido parecchie altre, però quando c'è in ballo il futuro dei nostri figli, a me quello che vota Tizio e vota Caio non interessa, perché se uno difende il territorio, l'identità, la storia, proiettato al futuro, può votare quello che vuole, ma è un mio interlocutore. E quindi io vado a parlare anche con il diavolo, se mi garantisce che il riso che mangia mio figlio è un riso pulito, se il latte che beve mio figlio è un latte pulito, se il pesce che mangia mio figlio non è marcio. Perché io mentre li ascoltavo mi chiedevo da giornalista, ma perché non fanno una puntata di Porta a Porta su questo? Perché uno dei 32.000 talk show, invece che farlo sulla legge elettorale, sui matrimoni gay, non lo fanno sulle vacche, sul riso, sul vino e sul formaggio? Io l'ho chiesto a qualche grande giornalista e mi ha detto: Salvini, non fa ascolti, non fa ascolti. Poi però quando tuo figlio rimane intossicato perché si è mangiato la schifezza che arriva dall'altra parte del mondo, non so se l'ascolto o il business, perché anche in Europa, libero mercato un paio di palle, libero mercato controllato, pulito, onesto e trasparente. Io non mi darò pace fino a che non porteremo questo come primo argomento nazionale. Perché quello che mangiamo noi siamo e saremo, ma non per vezzo. Guarda, quelli là difendono la malga a Pian del Re. Io ho parlato oggi con una signora, perché a me interessa il piccolo, interessa il grande, perché la provincia di Cuneo è la malga della signora Marisanna, che è la malga sopra la seggiovia di Crisolo, non ha l'energia elettrica, non ha il riscaldamento, e io gli ho chiesto: signora, come fa? Con la pila e l'acqua la scaldiamo e ci laviamo con l'acqua nella tinozza. Ma sono orgoglioso di fare questo perché poi vengo a vendere le tome dal Peggio su al Pian del Re e so che chi me le compra, compra qualcosa di buono. Quindi il mio sacrificio vale la pena anche se vivo una vita probabilmente non particolarmente protetta. Però è anche Ferrero. Io non sono qua a dire piccolino, piccolino, anche Ferrero. È un'eccellenza legata al territorio che ha portato un piccolo paese, un piccolo prodotto a conquistare le tavole di tutto il mondo. Quindi non sto lì a guardare piccolo, grande, medio, piccolo, però sto a ragionare: ah, se svuotiamo la montagna ci crolla in testa e noi in città moriamo. Perché se non rendiamo conveniente ai giovani poter fare business e continuare a popolare la montagna, è un casino per le città. E questi non hanno capito niente, perché odiano la montagna, forse perché non la conoscono, e mettono l'IMU sui terreni agricoli anche in montagna, e aumentano il prezzo del riscaldamento in montagna, e si sono inventati l'IMU sulle seggiovie o sulle funivie. Pensate, noi siamo gli unici che fanno pagare l'IMU agli skilift, come se fosse un essere vivente. E poi ci sono gli ambientalisti di città. Non toccare l'alberello, non toccare il passerotto, quell'albero non lo puoi tagliare. E a furia di non toccare l'alberello, non toccare il torrentello, stai attento al passerotto, la montagna ti cade in testa. Perché la montagna va curata, è viva, ma va curata da quelli che in montagna ci vivono, non da un torinese o da un milanese. La montagna dovrebbe essere affidata a chi vive in montagna. E il parco è bello, perché il parco è bello, così poi il cittadino il sabato porta il bimbo al parco,
ma il parco deve essere anche gestito con intelligenza, perché se il parco è bello, porta a morire tutti quelli che vivono nel territorio del parco, fatelo a casa tua al parco, non rompere le palle al resto del mondo mettendo altri vincoli, altri limiti, altre regole. Questi sono dei ragionamenti di principio. Poi, ripeto, io non mi stanco fino a che questo non diventerà tema fondamentale, perché il fatto che quanti di voi sanno, in tre, che l'Europa ha tolto i dazi per il riso che arriva dalla Cambogia, dal Vietnam, e quindi noi stiamo perdendo un quarto della superficie risicola italiana, perché? Perché è più buono il riso che arriva da là? No, perché là sfruttano anche i bambini, magari pagandoli $2 al giorno. E noi a Vercellio, a Pavia, non troviamo un operaio italiano e normale che piglia $2 al giorno, o meglio, stanno provando a mandarcene alcune centinaia di migliaia per averli che lavorino a $2 al giorno anche qua, ma quello non è lavoro, quello è schiavismo, perché poi io vado in televisione, intanto mi dicono alcuni in sinistra, ma in agricoltura se non ci fossero gli stranieri sarebbe un casino. Chiarito che per quanto mi riguarda gli esseri umani sono tutti uguali, l'importante è che non ci siano discriminazioni, se a mungere le vacche un bianco, un giallo, un rosso, un verde non me ne può fregare di meno, basta che ci siano parità di condizioni, perché io sono convinto che tanti italiani andrebbero a far vendemmia a settembre se fossero pagati civilmente e legalmente, non 3 euro all'ora, perché se ti danno 3 euro all'ora cosa ti rimane attaccato? E quindi io poi con Coldiretti e con Confagricoltura ogni tanto ci litigo. Sulle quote latte ci abbiamo fatto delle litigate della Madonna. Però penso che i fattori che ci rendono vicini siano più importanti e più pesanti dei fattori che ci allontanano, come per quanto riguarda Carlin Petrini piuttosto che Farinetti, perché questo è futuro, ma ripeto, non per moda, perché purtroppo, lo dico da milanese, il rischio è che si veda l'agricoltura come una moda. Faccio l'orticello sul balcone nel quartiere Lorenteggio, sai che buoni sono i pomodori che ti vengono su coltivati in periferia ovest a Milano, mangi della roba di prima categoria, e invece io credo veramente che sia un business, perché poi nessuno fa volontariato, qua non c'è gente che fa volontariato, tu non fai vino per volontariato, tu non vai a pescare perché non hai altro da fare e voi non rappresentate le vostre associazioni perché non vi hanno preso al tennis o al polo, e quindi lo fate perché uno ci vuole ragionare e guadagnare. E io sono convinto che noi su questo potremmo guadagnare uno sproposito. Io leggevo che noi esportiamo 45.000 tonnellate di parmigiano reggiano nel mondo, ma più del doppio sono in giro false, tarocche. E tu lo dicevi, alzi la mano qua, chissà che cos'è il TTIP. Ecco, la metà mente. Però è significativo. Un sistema giornalistico normale in Italia è il trattato di libero scambio fra Europa e Stati Uniti. Uno dice, chi se ne fotte? Arriva in casa vostra, perché lo diceva lui. Faccio solo un esempio, in Europa sono vietati 82 pesticidi che sono permessi negli Stati Uniti. Perché qua e c'è la 626, e c'è il vincolo, e c'è l'ASL, e c'è l'ispettorato del lavoro, e c'è il cavo elettrico fuori posto, e il formaggio di malga devi avere la vasca d'acciaio, perché se non hai la vasca d'acciaio fa male il formaggio, però va bene anche il formaggio fatto con latte in polvere perché c'è il libero mercato. Questi sono dei matti pericolosi, questa è gente pericolosa, noi siamo governati da gente pericolosa. Perché se vuoi guidare una Fiat o una Volkswagen, scegli tu, ma quello che mangi e quello che bevi, e soprattutto quello che mangiano e bevono i nostri figli, e fa la differenza, fa la differenza. E noi avremmo un patrimonio, hanno votato l'accordo di libero scambio col Marocco e io ero in Sicilia settimana scorsa, non raccolgono le arance, perché mi hanno detto ci rendono 16 centesimi, io con 16 centesimi non faccio neanche la fatica di alzare il braccio e di piegare la schiena, le faccio cadere, marciscono, e uno va al supermercato e trova le arance del Marocco e trova i limoni della Spagna.
apro e chiudo una parentesi, chiedo un impegno a voi, se possibile poi ne parleremo anche con loro. 6, 7, 8 novembre, noi stiamo organizzando 3 giorni di riscossa, di blocco, di ripartenza, di futuro. Facciamo che in quei 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, 6, 7, 8 novembre, ovunque andrete a comprare qualcosa, dall'uovo all'automobile, alla lavatrice, alla bottiglia di vino, all'orata, in negozio o meglio, in supermercato, se avete tempo di andare in negozio, si compra solo italiano. Quello che non è italiano rimane sullo scaffale. Dovremmo farlo 365 giorni all'anno, non 3 giorni, ma iniziamo a far capire anche a chi vende, a chi distribuisce, che noi vogliamo mangiare roba buona. Buona. Risposta: c'è la crisi, l'unico settore commerciale che cresce è il discount, dove compri 78 litri d'acqua con 30 centesimi. Io capisco che ci sia la crisi e questo sta alla politica cercare di allentarla, però quello che portiamo in tavola fa la differenza e c'è bisogno di voi e c'è bisogno di noi. Prima un giornalista mi chiedeva cosa ne pensa del fatto che oggi Renzi ha preso urgentemente l'aereo ed è a New York per vedere la finale di tennis a New York. E mi viene il vaffanculo, mi viene il vaffanculo, perché io mi sento scemo. Anche a me sarebbe piaciuto andare a vedere la finale Pennetta Vinci, la prima finale tutta italiana degli US Open, ma hanno inventato la televisione, guardatela in televisione. Penso che in Italia ci sia qualche problema in più che non avere il Presidente del Consiglio che va a fare il fenomeno e si fa fotografare con un'italiana che vince. Sono 2 ragazze pugliesi, vai in Puglia a guardare in che condizioni versa l'agricoltura in Puglia invece di andare a fare il fenomeno a spese degli italiani dall'altra parte del mondo. È questo che mi mette in nervoso. Però io vi ringrazio, chiedo solo, io ringrazio Edoardo, chiedo solo 30 secondi a testa, vi posso chiedere giusto 30 secondi, siete in 4, fanno 2 minuti, però onde evitare, poi ci risentiamo, mi chiedete un impegno, il primo impegno, la cosa più urgente che chiedereste a me di portare avanti come battaglia o che chiedereste a Renzi se invece andare a vedere la partita fosse qua, che cosa è l'urgenza numero, ce ne sono 15, la prima cosa su cui dovremmo combattere pancia a terra per portarla a casa domani mattina. Una cosa, in 30 secondi. La sburocratizzazione del lavoro, la snellezza, permettere di non imbrattare carte più tempo di quello che dedichi a produrre. Cominciare a considerarci dei produttori, della gente che lavora e non dei criminali, perché adesso siamo considerati dei criminali. Intervento rapido per superare le emergenze, soprattutto per quanto riguarda ristrutturazione dei debiti per le aziende in difficoltà, in modo che passino questo momento critico. Obbligo dall'origine su tutti i prodotti agroalimentari. Diamo certezza ai consumatori di quello che stiamo acquistando. Matteo, ti dico una cosa in più, se facciamo questo vuol dire salvaguardare il territorio, l'ambiente, la storia, la cultura, le nostre tradizioni. Non è solo agricoltura, è agricoltura con un senso civico e di giusta informazione che i consumatori devono avere. Allora io ritengo chi è sul palco e chi è giù dal palco impegnato a giocare e vincere questa battaglia, il ringraziamento finale mi è doveroso. E sicuramente ai militanti che sono qua e sono rimasti qua anche l'anno scorso e negli anni passati quando era un pochino più difficile e la Lega non era al 15% a livello nazionale, trionfante, Zaia in Veneto al 50%, quindi A, grazie a chi ha tenuto duro nei momenti difficili, B, soprattutto grazie a chi mi ha fatto e magari ha fatto riscoprire, io non c'ero mai stato, le bellezze incredibili che abbiamo alle nostre spalle, che è un territorio incredibile, e quindi grazie
a un matto che ha cominciato tutto quanto vedendola più lontano di tutti, che è Umberto Bossi. Altrimenti senza la sua immaginazione non saremmo mai arrivati fino a qua. Grazie a tutti, buona giornata. Arrivederci a tutti.